ragazzi, amici, bisogna correre a destra e a sinistra, qua non si riesce più. Più a sinistra. Io credo che in questo momento innanzitutto è meglio che rimaniamo ancorati ai cittadini che sentono in noi un punto di riferimento, perché ci sono molti cittadini che sono stanchi di essere etichettati di destra e di sinistra, ma che vogliono un po' di punti di riferimento chiari. In questo senso noi ci siamo. Sentite, prendo la parola adesso, anzi mi scuso anche con altre persone che adesso citerò, però siccome devo andare a Ballarò poi stasera, quindi c'è la necessità che io parli adesso, insomma, ci tenevo a potervi incontrare e ringraziare tutti per questa vostra voglia di partecipare, di ascoltare, di sentire, di farsi un'idea in modo da poter poi, a ragion veduta, chi andare a votare, chi impegnarsi ancora di più per il partito. Siamo qui a presentare la nostra squadra, anche la nostra squadra all'Europea. Avete sentito un candidato, Rinaldi, che è appunto uno dei 72 candidati, di cui 67 candidati provenienti totalmente dalla società civile. 67 candidati neanche appartenenti all'Italia Valori, ma che hanno deciso di metterci la faccia perché sono italiani di valore. Un candidato che sta al Parlamento Europeo, ma insieme a lui ci sono tanti altri. Questa mattina, nei giorni scorsi, nei giorni futuri, ci incontreremo ancora. Questa mattina abbiamo fatto un incontro importante, credo molto importante, credo davvero di chi di voi ha tempo e voglia di andarsi a leggere la stampa di questa mattina. C'è una pagina intera che fa riflettere, soprattutto fa riflettere gli altri, perché noi ci credevamo quando abbiamo messo in piedi questa operazione, agli altri probabilmente fa riflettere perché evidentemente si sono resi conto che non hanno capito niente. Questa mattina abbiamo fatto un incontro che abbiamo chiamato Cultura e Informazione in Europa. Alcuni di quei partecipanti all'incontro sono anche qui, che ringrazio. Ringrazio il professor Tranfaglia, che è qui presente, che chi non lo conosce è qua. Gianni Rattimo. E continuiamo con i capelli bianchi che non sono rifatti. Ho visto anche Luisa Capelli, che non vedo in questo momento, ma l'ho chiamata, l'ho vista qui in giro, ma Luisa Capelli anche lei la conoscete. C'era anche Pressburger questa mattina. I nomi che vi sto dicendo sono persone che non ci hanno messo sulla faccia, sono pure candidati o no. Che, voglio dire, mettersi la faccia quando si vince, sono tutti capaci. Mettersi la faccia quando si fa resistenza, bisogna essere un po' appartenendo alla resistenza. Per questo ringrazio tutti voi che ci state mettendo la faccia adesso, come ringrazio quelle altre professionalità, personalità. Questa mattina sulla stampa appunto c'erano riferimenti ben precisi a favore del nostro partito di Camilleri, di Magris, e questo deve far riflettere i politicanti, quelli che pensano che capiscono tutto loro e che gli altri non capiscono niente. Evidentemente la nostra attività di formichine sta servendo a qualcosa, sta servendo a risvegliare le coscienze del paese e a non arrendersi a questa dittatura di ritorno. E a proposito di questo, io vorrei utilizzare questo spazio per parlarvi dell'uovo di giornata, proprio per rilanciare il tema di sempre. Noi riteniamo che le elezioni europee e quelle amministrative questa volta non sono soltanto elezioni europee ed amministrative, ma sono anche e soprattutto un tentativo di spallata finale al sistema democratico del paese. Altrimenti perché si candidava Berlusconi, La Russa, Bossi? Ed è chiaro quindi che di fronte a una spallata del paese, se permette di dire che sono il presidente di un partito che vuole resistere, non potevo lasciarvi sola le candidature, dovevo presentarmi anch'io per difendere la democrazia insieme a voi. La mia candidatura è quindi una candidatura. Verso il partito per stare in prima fila insieme a voi.
Io sono convinto che altre persone non si sono candidate semplicemente perché avevano paura del risultato e quindi hanno dovuto giustificare perché bisogna scrivere il nome e poi quale fare preferenza. E allora, per la paura del risultato, si è preferito restare in panchina. E siccome chi sta in panchino non deve misurarsi, può fare il giudice, come un po' tutti gli spettatori che stanno sugli spalti, tutti quanti dicono ai giocatori che stanno in campo: dovevi tirare più qua la palla, dovevi tirare più là, e viene a tirarlo tu. Noi preferiamo essere protagonisti, giocatori in campo, piuttosto che spettatori in panchina. E ringraziamo quelle professionalità che dicevo prima e con tutte le altre persone che sono messe con noi per appunto aver voluto fare i giocatori insieme a noi. Qualcuno riuscirà a sfondare, qualche altro farà ancora resistenza, ma insomma la squadra manda un messaggio ben chiaro. E rispetto a tutto questo, a questo regime di ritorno, che ripeto, non indebolisce solo la democrazia, indebolisce anche l'economia reale, altro che chiacchiere, indebolisce l'economia reale, perché se tu prendi, se tu fai la marchetta elettorale in cui togli l'ICI ai ricchi, perché ai poveri e a quegli altri l'hanno già presi, poi bisogna ripianarlo quel buco, e il buco l'hanno ripianato con il fondo per le aree sottosviluppate, che è quello che serviva per rilanciare gli investimenti a favore delle aree sottosviluppate, l'occupazione e il lavoro soprattutto per il sud. Allora, se tu togli i soldi ai poveri per pagare ai ricchi, abbi pazienza, questo è differenziazione di classe. Io ho sempre contestato, ho sempre detto che il terrorismo va combattuto e ci mancherebbe altro. Però non è che bisogna fare anche la gente, perché c'è gente che non arriva a fine mese. Allora, qui tra causa e effetto si crea un cortocircuito, per cui la gente è esasperata. Ecco perché noi diciamo, e come questo possiamo portare 10.000 esempi: se tu spendi 3 milioni, 3 miliardi di euro per pagare i debiti di Alitalia, li prendi dai fondi per le aree sottosviluppate, è la stessa cosa. Se tu addirittura prendi i soldi per pagare la cassa integrazione agli operai del nord che non lavorano più con i fondi delle aree sottosviluppate, fai pagare a quelli mai, che non hanno mai lavorato e quelli che non lavorano più, la guerra fra poveri. Ma questo sta avvenendo. Ecco perché noi diciamo che in questo momento il 6-7 giugno non è soltanto un voto amministrativo, un voto europeo. È anche un voto di resistenza. E per indicare il livello di resistenza mi limito a indicare un tema che sicuramente questa sera, nei giorni prossimi, sarà ripreso e magnificato dall'informazione di regime: il decreto sicurezza. Ho detto così, io sono a favore, se fosse sicurezza. Cioè, uno ci mette un nome. È un po' come la storia di quando facevano, diciamo così, il condono fiscale. Il condono fiscale era fatto per dire: tu che sei un evasore fiscale non paghi le tasse, mi dai una tangente di Stato, il 4 o l'8%, e quindi non paghi più le tasse, la faccia di quelle che l'hanno pagato. Non potevano scrivere furto di Stato, hanno scritto armonizzazione del carico fiscale, ottimizzazione del risultato aziendale, chiamale come te pare. A me ottimizzazione del risultato ambientale va benissimo, sono d'accordo, ma che ottimizzazione è questa? Allora, è un po' come la storia del voto utile che diceva Franceschini, no? Dice: ci vuole il voto utile, sì, d'accordo, ma perché? Per il partito o per i cittadini? Perché per i cittadini il voto utile, se permette, noi dell'Italia di Valore abbiamo tutte le carte in regola per poterlo richiedere, perché stiamo facendo un lavoro socialmente utile in tutti i sensi. E dicevo, il caso di oggi è un caso emblematico, questo decreto sicurezza, che te lo pone come decreto sicurezza, come ti ha posto il G8 all'Aquila, salvataggio all'Italia. Salvataggio all'Italia, il tribunale fallimentare, sono stato qua, stanno i libri in tribunale, il tribunale fallimentare si chiama salvataggio, ma cosa salvataggio? Ecco la disinformazione. Decreto sicurezza.